Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sono scritto giusto due appunti perché si parla di Daniele Scardina e quindi di che cosa è successo, e quindi vorrei dividere il video in tre parti. La prima parte su che cosa è successo, la seconda parte vorrei darvi la mia opinione e in terzo vorrei dirvi come sta ora Scardina. Allora, che cosa è successo ragazzi? Andiamo per ordine. C'è stata una sessione di allenamenti di Daniele Scardina per il ritorno e per il debutto, quindi in una categoria superiore rispetto a quella in cui milita attualmente, ma durante una di queste sessioni del 28 febbraio ha avuto un malore con il quale si è accasciato e praticamente con un dolore alla gamba e all'orecchio è collassato. Sono poi stati chiamati i soccorsi ed è stato ricoverato in ospedale per una torsione delle vene a ponte, che sono sostanzialmente delle vene che si trovano all'interno della scatola cranica. E sono quindi delle vene che abbiamo in testa, ecco, è stato poi indotto in coma farmacologico e ha subito un'operazione alla testa che è correttamente riuscita, stando a quanto dicono i medici. Allora, poi io ragazzi, cioè non è che sono un massimo esperto medico, quindi alla fine confesso che sono andato a verificare un attimino su Google che cos'è la patologia che ha avuto e quindi che cosa comporta e da che cosa deriva. E quindi, come dicevo, su Google ho visto che questa patologia può accadere spesso e volentieri in seguito a incidenti stradali, precipitazioni da grandi altezze oppure colluttazioni. Allora, le prime due le escluderei, visto che non mi sembra che sia il nostro caso. Direi che però la parte sulle colluttazioni, dal momento che la box è uno sport di contatto, potrebbe benissimo starci. Siete d'accordo anche voi? Magari fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, ecco, così almeno abbiamo anche un'opinione di tutti che si può condividere. Per quanto invece riguarda ragazzi il punto relativo alla mia opinione, ve la dico subito. Allora, le notizie che girano online è che questo che gli è successo a Daniele è una cosa che può succedere in ogni sport e in ogni situazione. Basterebbe, sembra, un movimento brusco per far sì che ciò si verifichi. Allora, io non sono molto d'accordo, lo dico sinceramente, perché penso che queste cose non è che succedono per un qualcosa che ti capita il giorno stesso, cioè non è che succede oggi per oggi, probabilmente è un qualcosa che magari ti porti dietro e magari anche da un po' di tempo. Io ho provato tra l'altro a mettere un attimo insieme i pezzi del puzzle che avevo già comunque in mente e li volevo condividere qua con voi. Allora, in primis il match che doveva fare Daniele contro De Carolis, che quindi era il rematch in sostanza, che venne annullato circa un mesetto fa ormai. Tanti hanno pensato, vabbè, è una scusa, ha paura. Cioè, io non è che lo devo difendere, ragazzi, però se ci pensiamo, Daniele aveva pubblicato una serie di storie su Instagram e comunque notizie dove lui diceva che non se la sentiva di affrontare De Carolis in quella categoria di peso perché per lui fare un taglio del peso così importante dava grossi scompensi fisici. Adesso io non voglio dire una cosa errata, quindi una cavolata, ma se non erro lui tagliava sui 14 kg, che ragazzi sono tantissimi, cioè poi bisogna anche entrare anche nella psicologia dell'atleta, perché il taglio comunque è una cosa che oltre al fisico, cioè ti impatta molto psicologicamente, ecco. Allora, giusto poi per fare una parentesi sul taglio del peso, che cos'è il taglio? Il taglio consiste nel prendere ed entrare in una categoria, diciamo, sotto quella del peso in cui ti aggiri solitamente per il resto della tua vita, tagliando il peso. Poi, una volta che hai fatto, diciamo, il peso corretto per entrare a fare il match all'interno di quella categoria, allora reintegri e il giorno del match ti presenti più pesante e questo ti dà un vantaggio fisico. Ecco perché il taglio, diciamo, è una pratica che viene fatta. Però attenzione, non è che è tutto oro quello che luccica, perché il vantaggio fisico sì, ma a che prezzo? Il prezzo è comunque quello appunto di dover tagliare tanti tanti chili. E questi chili come li tagli? Beh, il corpo è fatto per la maggior parte di acqua e quindi tagli liquidi. Come fai a tagliare i liquidi? I liquidi li tagli facendo saune, usando sudorine, facendo esercizi come per esempio corsa, corda, non bevendo, non puoi utilizzare farmaci perché altrimenti sarebbe considerato doping. E quindi, diciamo, tutto questo impatta il tuo fisico, come prosciugandoti i liquidi all'interno comunque della testa, ecco, proprio questa parte qua. Noi abbiamo comunque un liquido che si chiama liquor. Questo liquido è utile per passare i nutrienti al cervello, ma anche per attutire il cervello da eventuali colpi contro la scatola cranica, questo per evitare che si creino danni.
Che cosa succede? Che quando vai a tagliare il peso e quindi a togliere i liquidi, e tutti i liquidi del corpo vengono abbassati e quindi viene abbassato anche il livello della quantità del liquor. Se non reintegri correttamente, tutti i liquidi non si ripristinano nella maniera corretta di dove devono essere, quindi anche di liquor ce n'è meno. Se ce n'è meno e prendi un colpo comunque sulla testa, ti si creano dei danni. Allora, già di per sé prendere colpi sulla testa, lo diciamo ragazzi, cioè non è una cosa che fa bene, non si fa, non è salutare, è un qualcosa che fa male ed è sconsigliato. Però ecco, prendere questi colpi sulla testa quando hai carenza di quel liquido ti può portare ad avere gravi danni, ed è successo molte volte nel pugilato, ma anche in altri sport. A tutto questo poi appunto aggiungiamo il bruttissimo KO che ha avuto Daniele Scardina contro Giovanni De Carolis. Bruttissimo KO perché, oltre ad essere stato brutto da vedere, anche psicologicamente molto brutto poi da dover accettare e farci i conti per poi andare avanti con il proseguo della carriera. Ecco, secondo me, ma anche secondo il manager di Daniele, è venuta fuori questa notizia, questo KO l'ha segnato comunque anche psicologicamente. Quindi aggiungiamo il fatto di avere lo shock del taglio di peso, che era una cosa che Daniele non sopportava più, aggiungiamo adesso questa cosa del KO. Sicuramente ecco, già non era di per sé al top nel ritorno, perché comunque era segnato dal KO, e poi, come abbiamo detto, il taglio del peso è stato devastante per lui. È pur vero comunque che dopo il KO, soprattutto un KO di quel tipo, vengono fatti dei controlli medici e i pugili vengono messi in pausa dalle loro attività agonistiche per almeno una quarantina di giorni, adesso giorno più giorno meno, non saprei dirvi con precisione perché poi dipende anche dal caso. Però in ogni caso ragazzi, quello che penso era che Daniele aveva già in corso questa patologia, che non era una cosa dell'ultimo momento, e anche per questo penso che questo sport vada seguito in maniera più attenta e più vicina dai fan e comunque da tutte le persone che possono seguirlo, proprio perché più soldi girano intorno a questo sport, più è facile che magari siano migliorative le condizioni dei pugili, perché comunque magari ci sono più controlli, magari comunque questo sport assume un valore diverso perché viene visto da più persone, e quindi anche dal punto di vista della salute i pugili devono essere controllati magari periodicamente. Adesso può essere che Daniele abbia fatto tutti i controlli del caso, ma magari in quei controlli iniziali non è venuto fuori questo tipo di problema che poi adesso l'avrebbe afflitto. Adesso invece passiamo al punto finale, quindi a come sta ora Daniele. Come sta ragazzi? Allora, è sempre in coma farmacologico, però dicono i dottori che ha iniziato a respirare autonomamente e che inizia a rispondere a degli stimoli, ha mosso un braccio e la lingua. E però ragazzi, io penso che nonostante questo, a livello pugilistico, nel senso, la carriera sia finita qua, ma non per qualcosa, ma già quel KO l'aveva segnato. In più adesso ci si mette questa parte molto grave che è successa, e penso non abbia più l'idoneità fisica, ma dal punto di vista medico, per indossare i guantoni. Forse ecco, però non è il caso di parlarne adesso di questa cosa, perché la battaglia principale, più importante, che Daniele deve combattere e che sta combattendo, è quella per la sua salute e per la sua vita. Quindi un in bocca al lupo Daniele, ti siamo vicini da tutta la comunità della box, e un caro saluto amici fighter, ci vediamo presto sempre sul canale, mi raccomando non mancate, iscrivetevi, a presto, un caro saluto, ciao!